Ciao Dane, mi Ciao senti? Daniela. Ciao, eccoti qua. Allora, grazie innanzitutto per il tuo bel lavoro che hai fatto sui bambini. Parlacene tu, chi sei? Io non ti conosco, ho trovato il tuo video molto bello e vorrei che tu ne parlassi ai bambini che ci stanno ascoltando. Innanzitutto, ciao a tutti i bambini. Io mi chiamo Danae e sono una regista fotografa che lavora a Milano in pubblicità. Lavoro a Milano e vivo ad Ergano, quindi sono una cittadina del comune, e in particolare di questo quartiere che anche Vivo. durante il lockdown si è un po' contraddistinto, no? Perché è uno degli ultimi pochi quartieri di Milano che ancora ha proprio un tessuto sociale particolare. Quindi, iniziato il lockdown, diciamo che sono rimasta ovviamente chiusa in casa secondo le indicazioni Hai del. bambini? Tu hai No, bambini? non ancora, non ancora. Però l'idea è quella di. E quindi nulla, mi sono chiesta durante il lockdown che cosa potevo fare per aiutare gli altri. Ad Certo. Ergano c'erano già delle attività che sono partite subito durante l'emergenza, quindi nel quartiere c'è il Rob the Mat, c'è la Scighiera, ci sono le brigate, ma soprattutto è partita un'iniziativa molto interessante di alcune donne del quartiere che hanno dato vita a questa attività delle ceste sospese. E quindi Che cosa ho è un po' fatto? diffusa poi, perché anche nel mio quartiere che non è lontano ci sono queste ceste sospese in giro per la città, insomma, quindi molto bello. Oltretutto la sede di Radio Mu, te lo dico così come notizia, è proprio vicina a Rob the Mat, quindi siamo in zona più o meno. Siamo nel Milano. quartiere. Esatto, stiamo parlando di Milano, noi ci rivolgiamo in realtà a tutto il mondo, però insomma partiamo da Milano. Quindi in questa realtà di quartiere vivo, pieno di bambini normalmente, di scuole, eccetera, a un certo punto non si è visto più in giro nessuno, non si sono visti più bambini, non si sono viste più le No. nonne. E quindi voi cosa avete pensato? Tu come pensate insieme ad altri, immagino. Cosa è successo? Che stavo girando un documentario legato alla MIR cinematografica, appunto perché in un momento di emergenza ti chiedi, oltre a riempire le ceste, che cosa puoi fare per gli altri, no? E quindi A riempire realizzando le questo. teste, scusami, eh? Ti ha fatto riempire le Esatto. teste. Oltre a riempire le ceste, mi sono detta che tipo di professione ho, qual è l'emergenza, che cosa voglio raccontare e come posso aiutare i bambini in questa situazione, perché appunto anche se non ne ho, non c'entra, capisco Neanch'io. perfettamente l'emergenza e il disagio che hanno dovuto sopportare perché sono stati veramente messi completamente da parte. Quindi, in occasione della registrazione del documentario, diciamo, sul volontariato, ho intervistato Francesca Rendano e Francesca Rendano è la proprietaria di una bistro libreria per bambini, diciamo appunto nel quartiere. E quindi abbiamo detto: beh, stiamo realizzando questa intervista per le ceste, ma perché non facciamo qualcosa sui bimbi? E lì Daniela è nata l'idea, realizzata poi come è accaduto anche per l'altro documentario, nel senso che Bergano ha già una rete di donne che si conoscono e quindi far partire qualsiasi iniziativa è rapido, perché esiste già un Parola. tessuto di connessioni e quant'altro. E quindi io e Francesca abbiamo deciso di dare voce ai bambini che in Chi questo sono? momento. Ecco, chi sono questi bambini? Come li avete trovati, scelti? Allora, appunto, gli ho detto: guarda, io ho tanti amici, però non volevo muovermi nel mio territorio, no? Anche per lavorare in sicurezza e anche se il mio codice Ateco me lo permetteva. E quindi gli ho detto: guarda, usiamo la tua rete della libreria, perché ovviamente è un punto già di riferimento e quindi lei aveva un sacco di contatti. E quindi è stato rapidissimo, gruppo di WhatsApp, chi vuole partecipare, c'è stata tantissima adesione e quindi subito dopo il 4 maggio ci siamo organizzati per poter registrare queste riprese. Daniela, era appena partita diciamo, la fase nuova, no? Quindi abbiamo usato la libreria che poteva stare aperta nel pomeriggio con la massima distanza, tant'è che vedi che non sono microfonati e hanno anche una mascherina, quindi con tutte le dovute precauzioni è stata una chiacchiera, come dire, molto serena e spontanea, ma emozionante, Daniela, perché quella è stata la prima occasione che i bambini avevano di rivedersi dopo mesi.
Guarda, mi vengono di nuovo i brividi a raccontarlo, perché poi sono quelle le cose che ti rimangono, no? A parte l'intervista, il video che rimarrà lì, però l'emozione di vedere questi bambini che per la prima volta uscivano e si rivedevano è stata fortissima. È stata fortissima perché non hanno veramente detto niente, si sono adattati alla situazione e insomma valeva appunto la pena di parlare. Con un po' di magone, perché poi insomma alla fine no, è stato anche triste in certi momenti. Noi qui a Radio Mu siamo sempre a caccia di emozioni, e quindi questa cosa che tu dici delle emozioni è molto importante, perché in questo momento le emozioni sono state un po' soffocate dalla razionalità, no? Bisogna fare così perché... Però dentro cosa avviene? Cosa avviene anche nella mente e nel cuore dei bambini, insomma. Quindi voi l'avete un po' indagato, avete un po' cercato di capire che cosa avviene. Ma non abbiamo, ma guarda, poi non abbiamo imboccato niente, nel senso che erano veramente, come dire, il loro punto di vista sulle faccende, cioè sulla loro tipo di esperienza della quarantena, sulla loro sensibilità rispetto alla scuola, quindi i loro desideri. Ed è per questo che non abbiamo voluto aggiungere nient'altro, perché poi quando parlano i bambini non c'è nient'altro da aggiungere, cioè nel senso che sono insindacabili, no? In qualche modo le loro affermazioni. Grazie, è vero, è stato proprio un bel lavoro da questo punto di vista. Sai, faccio pubblicità, quindi di solito hai sempre tante cose, no? Qui devi pensare, devi rendere conto. Invece la bellezza di poter fare, come anche per me, no? Avere avuto il tempo di dedicarmi agli altri, dedicarmi ai bambini che già appunto amo, e quindi che mi piace, come dire, avere anche l'occasione di lavorarci insieme. Ecco, questo è un progetto super partes, come dire, proprio fatto solo per gli altri bambini, per gli altri in generale, perché credo che parliamo ai bambini, ma parliamo anche ai genitori dei bambini. Certo. Ho tanti amici che hanno bambini, la difficoltà dei genitori è stata in questo momento anche il fatto di assumere un ruolo diverso. Io sono genitore e di solito con i figli passi del tempo libero, no? Le vacanze, il divertimento, all'improvviso cambia ruolo. Io divento il tuo professore che ti deve insegnare la tabellina, no? E quindi questo scambio, no? Per parlare dei bambini, quelli che vanno nelle scuole un pochino più elementari, per dire le medie, senza parlare di bambini più piccoli, ho delle amiche che mi hanno raccontato, non so, bambino che sta imparando a camminare, lockdown, basta, cioè il regredire, no? Ed è per quello che veramente con le videochiamate che facevi con gli amici proprio ho sentito il disagio, la difficoltà e mi sono sentita proprio di voler raccontare questa difficoltà e questa esperienza, ma di parlare quindi ai bambini ma anche ai loro genitori. Beh, noi ti ringraziamo moltissimo, speriamo di vedere altri tuoi video sempre sul tema bambini, magari non sul lockdown ma su altri argomenti. Grazie, noi lo vedremo adesso con tanta gioia questo video, ringraziamo te, i bambini, la libreria, ricordiamo magari dov'è questa libreria. La libreria è esattamente nel centro del quartiere di Bergamo, si chiama Mamusca e è un luogo appunto attento ai bambini, all'alimentazione, quindi è un luogo proprio che accoglie. Ci faremo un giretto come Radio Mu, andremo a visitarla questa libreria Mamusca. Grazie. Sì, sentiamo Francesca di Mamusca. Grazie Daniela. Grazie a voi. È stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao a tutti.